Questo è un luogo comune e molto sentito. Un vero scrittore scrive tutti i giorni. È attribuito a molti famosi scrittori il consiglio di scrivere una pagina al giorno o un tot di caratteri al giorno o un tot di ore. E di solito questo consiglio viene sostenuto da una conclusione razionalmente impeccabile. Se scrivi una pagina al giorno, dopo un anno avrai un romanzo da 365 pagine. È matematica. La domanda è: che cosa c'è dentro questo romanzo da 365 pagine? Molti anni fa avevo letto l'articolo di un collettivo che aveva proposto un testo al gruppo Albatros Il Filo, la più nota tra le case editrici a pagamento. Avevano subito ricevuto una proposta di pubblicazione a fronte di un'ingente spesa per l'acquisto di numerose copie per l'autore, qualche migliaio di euro. Il fatto è che il testo che avevano proposto era un miscuglio di pezzi di opere molto note come l'Odissea, la Divina Commedia, eccetera, perfino un dizionario. Le pagine c'erano, ma cosa c'era dentro? Sull'adagio "scrivi una pagina al giorno che così scriverai un libro" bisogna fare molta attenzione. A sentire questi scrittori e i molti che sulla fiducia ripetono il loro mantra, si direbbe che il vero scrittore A. non riesca a fare a meno di scrivere e quindi lo faccia tutti i giorni. B. scrivere tutti i giorni sia un esercizio importante per migliorare. C. scrivere tutti i giorni è il modo migliore per combattere il blocco dello scrittore. Allora, di quest'ultimo ho già parlato in questo video e non lo voglio più sentire. Il blocco dello scrittore è una cosa sciocca. Non si tratta di una lotta contro te stesso o te stessa, non è una questione di battere la tua pigrizia o la lotta del vero creativo. Questa è una visione romantica da eroe farlocco che mi irrita davvero. Non è colpa tua se trovi faticoso procedere nella scrittura, di solito è un problema di metodo che viene risolto con l'esortazione a non cercare scuse e a sacrificarsi sull'altare dell'arte, ma con questo atteggiamento miope non è possibile, per esempio, capire che cos'è che ti blocca nella scrittura. Qual è il vero problema? Di che cosa hai bisogno tu o la tua storia? Ti costringe solo ad andare avanti alla cieca e questo non fa bene né a te né alla tua storia. Ho parlato di questo approccio tossico in questo vecchio video dove parlo lentamente e bello composto. Partiamo dalla A. Lo scrittore scrive tutti i giorni perché ama la scrittura. Ci sono così tante cose che amiamo anche molto ma non facciamo tutti i giorni. Ma io ho la passione bruciante! Sì, ma ho anche una vita con responsabilità e cose da fare. Nella situazione migliore sì, scrivi tutti i giorni e ti diverti. Ma la situazione migliore è rara e dura poco. Poi arrivano lavoro, famiglia, impegni sociali, sportivi, eccetera. E quando ti devi forzare e stressare, scrivere tutti i giorni diventa impegnativo. Diventa un lavoro ed è meno divertente. Lo dicevo in quest'altro video qui. B. Si migliora scrivendo tutti i giorni? All'inizio un pochino sì. Ci sono questioni che sicuramente trovano giovamento nell'esercizio di pensare a come scrivere, a come farsi comprendere, a cosa ci piace di più nei libri che abbiamo letto e quindi in generale trovano giovamento nell'esperienza. In un certo senso scrivere tutti i giorni potrebbe accelerare l'accumulo di questo tipo di esperienza, ma si ottiene molto, molto di più studiando e formandosi in modo specifico. Come in tutte le arti, si impara la tecnica e poi, attraverso la pratica, si aumenta la propria competenza fino a dare la tecnica per assodata e concentrarsi su questioni più elevate. Nella scrittura, invece, ho sempre notato come il discorso sulla tecnica si divide in due. O viene saltato e si parla solo di voce, di contenuti alti, di scrittori come creatori di mondi possibili, anche quando mancano le basi, o si rimane incastrati e non si parla altro che di tecnica senza mai superare il discorso. Detto questo, un vero scrittore deve davvero scrivere tutti i giorni? La mia risposta è: se ha un progetto a cui lavorare, può scrivere tutti i giorni. Sarebbe bello. Qualcuno ce la fa, qualcuno vorrebbe, ma non ce la fa, non può. Ma se non ce la fa, non deve colpevolizzarsi. Tanti insistono col far leva sul senso di colpa e capisco anche il perché. Quando scrivi di getto, senti di dover rimanere concentrato sulla storia o perderai l'atmosfera, la conoscenza del personaggio che migliora pagina dopo pagina. È il personaggio che è venuto da me. Rischi di perdere anche le idee o di dimenticarti cosa è successo finora, tutte cose capitate anche a me lungo il percorso. Per tutto questo devi scrivere tutti i giorni. Inoltre la pressione e la fatica rischiano di farti fermare e deprimere e quindi arriva la motivazione: fatti forza, scrivi tutti i giorni, basta scuse. Perché se ti fermi, tutti i pericoli che ho citato entrano in gioco e il tuo libro rischia di non essere mai finito. Tu ti arrendi e non sarai mai uno scrittore o una scrittrice. O lo sei, ma travagliato, maledetto dal silenzio delle muse, impegnato nel chiedere ispirazione agli dèi, tu, araldo della crudele bellezza del mondo. Ma questo è scrivere di getto.
e scrivere di getto è il male. Progettando un romanzo ci si trova in condizioni decisamente diverse e più che scrivere tutti i giorni sarebbe meglio dire lavorare al progetto tutti i giorni. Per fare un esempio molto pratico, sono un paio di mesi che lavoro al mio romanzo, non tutti i giorni ma quasi, e non ho ancora scritto una sola parola di stesura. Ho lavorato all'idea, l'ho strutturata, l'ho divisa in scene e capitoli, li ho pianificati uno per uno, ho controllato le semine, ho fatto i corretti aggiustamenti, ho sistemato le incoerenze cronologiche, ho pensato a come presentare e mostrare l'evoluzione dei personaggi e un sacco di altre cose, di quelle che ci piacciono a questi scrittori di narrativa. Quando inizierò la stesura mi sforzerò di scrivere più spesso possibile, non per forza tutti i giorni, e finirò la stesura del romanzo intero in un altro paio di mesi, forse meno, e sarà sicuramente più lungo di 365 pagine. Poi bisognerà lavorarci ancora per sistemarlo, ma di nuovo non sarà quello scrivere di cui parlano gli scrittori veri. E così è stato anche per il mio romanzo su Niccolò Cusano. Non sto dicendo che la scrittura di getto non possa essere divertente, dico solo che è meno efficace, più aleatoria e più snervante. In una parola, peggiore. Vuoi approfondire il discorso di progettazione? Guarda questo video e in generale questa playlist. Ciao!